Ecco, primo spezzano, mi sembra di conoscere quella ragazza. Yes, sì, è lei. Yeah. Jessy Spezzano, primo classificato. Giocava in casa, possiamo dire. Quindi adesso con la partita. Thank you.
Thank you.
Pensiamo che anche qui, in questo ambiente, si possa ritrovare anche l'attività
realtà dei nostri giovani. Io con questo voglio rimuovere altro e augurando e impegnandosi da parte nostra come federazione provinciale, perché in questo ambiente di assicurarci anche delle più belle manifestazioni che noi organizziamo nella nostra provincia. Grazie. Il Comitato Uomini Modena intende dare un riconoscimento alla nuova e ormai grande società Bocciofilo Fioranese. A nome del Comitato Uomini Modena, il signor Vincenzo Bustega consegna una targa di benevolenza al signor Dante Andreotti, presidente della cooperativa fioranese. Anche all'amministrazione comunale il Comitato Provinciale UBI intende consegnare una targa di benemerenza. Ritiri il signor Sindaco Egidio Pagani. Il Sindaco di Fiorano Modenese contraccambia la cortesia e consegna al Presidente del Comitato UBI di Modena un piatto ricordo della giornata. Passiamo quindi agli artefici di questa bella giornata di bozze. Quarto classificato, il signor Ricci Claudio della Pavolnese di Modena. Premia il signor Ferruccio Giovanelli, assessore alla sanità. Al signor Ricci va medaglia d'oro e coppa alla società pavolnese. Berselli Roberto della San Faustino di Modena, premia il signor Mario Letta, vice sindaco del comune di Fiorano Modenese, sempre medaglia d'oro giocatore in Coppa alla società. Secondo classificato, Cassanti Bruno della società Bocciofila Arcis Bologna. Mauro Nicolini, assessore dello sport del comune di Fiorano Modenese. Medaglia oro bellissima al giocatore e coppa alla società. E quindi primo classificato e vincitore del Gran Premio inaugurazione, un ospite, il signor Pedrelli Fonto della società Bocciofila Mantovana di Mantova. Premia Vittorio Pagini, sindaco del comune di Fiorano Modenese. Pagani, scusate, è un errore di trascrittura. Bene, questa presentazione è terminata. Il corsodromo è un po' che funziona e speriamo continui a funzionare come ha fatto in quest'anno. L'anno prossimo sarà anche meglio sicuramente. Invitiamo i giocatori e gli arbitri al voto diritto e arrivederci all'anno prossimo, signori, non con questa gara ma con tante altre. Auguri a tutti e buonasera. Ci sono altre due premiazioni, scusate un attimo. La società Bocciofila Fioranese intende dare un ricordo al signor sindaco e all'assessore allo sport. Se vogliono accomodarsi per ritirare anche quelli, sono ricordi personali questi. Stare. Un grande numero, musicale naturalmente, eseguito da me e da un grande artista, da un grande cantante, ma soprattutto da un, anzi direi quasi un fratello, una persona che ha sofferto con me gli inizi, i duri inizi, sulle tavole dei partiti. Signori, questa sera questo personaggio è qui con noi e ha bisogno di una presentazione particolare. Non userò quindi le parole per chiamarlo in scena, no, ma uno strumento, anzi un artificio. Palota? Maestro! Corvo! Ecco, non aspettavi più! Non aspettavo quasi più!
chiamato, sai perché? Per cantare insieme. Sì, cantare, sì. Puoi schiarirti la voce prima di cantare? Certo!